Ben trovati a Notizie di Prato TG. È stato arrestato il feritore dell'imprenditore cinese accoltellato ieri sera in Via dei Fossi. È un albanese di 32 anni e pregiudicato, vive a Montale, dovrà rispondere di tentato omicidio premeditato perché il coltello con cui ha colpito il cinese era stato acquistato la mattina proprio per l'incontro che avrebbe avuto nel pomeriggio. I dettagli nel servizio. È stato arrestato nel giro di poche ore dai carabinieri di Prato l'uomo che ieri sera ha ferito in Via dei Fossi un consulente cinese di 25 anni, ora ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano. Si tratta di un albanese di 32 anni, residente a Montale, pregiudicato. Dovrà rispondere di tentato omicidio premeditato. Individuata anche l'altra persona che era con lui al momento del ferimento, si tratta di un italiano residente a Campi Bisenzio che poi ha collaborato con gli investigatori. Recuperato anche il coltello usato dall'albanese. Lama 10 cm di lunghezza e 4 di larghezza, che ha confessato di aver comprato ieri mattina alla mesticheria di Montale, proprio pensando all'incontro di lavoro che avrebbe avuto nel pomeriggio con il cinese. Vanno a costituire una società insieme per il riciclaggio e la rigenerazione dei tessuti, un'attività secolare qui in Prato città. Soltanto non sono riusciti ad ottenere un accordo, la discussione per quanto riguarda gli elementi e diciamo, le modalità di costituzione della società non erano ben chiare, non si capiva il quantum, i soldi che li doveva mettere. Alla fine l'albanese si è innervosito particolarmente, aveva un coltello al seguito e ha attinto al petto l'imprenditore cinese. L'uomo ha tirato fuori il coltello e ha colpito il 25enne sul torace a destra, recidendo parzialmente l'aorta. Per fortuna il pronto intervento dei sanitari del 118 è riuscito a fermare l'emorragia. Il giovane, pur essendo grave, non è in pericolo di vita. Nel frattempo l'albanese e l'italiano sono fuggiti via. I colleghi di lavoro e i testimoni hanno subito indicato ai carabinieri il nome del colpevole. Con la collaborazione dei colleghi della stazione di Montale, i militari hanno rintracciato la moglie e attraverso lei il 32enne che poi si è presentato in caserma consapevole di non avere alternative. Spostiamoci a Maliseti per l'ennesimo colpo alla tabaccheria Bellini. I ladri hanno spaccato la vetrina, ma poi sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva. Sentiamo Alessandra Grati. La tabaccheria Bellini di via Montalese a Maliseti è finita nuovamente nel mirino dei ladri. Si tratta dell'ottava volta negli ultimi anni, un vero e proprio record negativo. Il colpo è stato messo a segno questa notte. Allora, stanotte verso le 3 e un quarto abbiamo sentito dei colpi molto forti. Noi abitando sopra il nostro negozio, sopra la nostra attività, abbiamo sentito i rumori e in quel momento istante hanno iniziato a scattare degli allarmi. Noi ci siamo affacciati alla finestra, come dicono, avendo sentito il rumore, e abbiamo visto due uomini, uno all'esterno del negozio e uno mortalmente là dentro che, dopo aver sfondato la porta, ha cominciato a raffare naturalmente dei gratta e vinci, li ha inseriti in un sacco, mentre noi naturalmente provavamo a urlare. In quel momento abbiamo avvertito le forze dell'ordine e la polizia, che molto velocemente, direi, è intervenuta, ma i due personaggi ormai si erano dileguati. Abbiamo avuto la fortuna che nell'intervento delle volanti sono riusciti a ritrovare il sacco dove all'interno vi erano i gratta e vinci. Loro ce l'hanno riportato, ce l'hanno riconsegnato, ma non sono riusciti a prendere i due malviventi. Il colpo, se fosse andato a buon fine, avrebbe fruttato 2.800 euro. Resta invece un conto salato per risistemare la vetrina sfondata. Quindi il nostro danno, oltre a tutta la scocciatura, a tutti i problemi che naturalmente ormai viviamo ogni 2 o 3 mesi di quello che succede, si può quantificare questa volta in un vetro blindato ormai spaccato, e nelle conseguenze di
tutte le notti ci si può aspettare un nuovo ritorno. Sono 10 i ponti della provincia pratese che saranno sorvegliati speciali da parte degli ingegneri grazie a un accordo con la regione toscana. In questo servizio vi mostriamo quali sono e anche facciamo il punto della situazione appunto con il presidente dell'ordine degli ingegneri in occasione di un convegno fatto sulla tragedia del ponte Morandi alla presenza di personaggi anche del consulente della Procura di Genova appunto per il ponte Morandi. Sentiamo. Sono 10 i ponti della provincia di Prato che saranno sorvegliati speciali della regione attraverso l'occhio clinico dell'Ordine degli Ingegneri. Sulla scia dei tragici fatti di Genova, poche settimane fa è stato siglato l'accordo tra la Regione Toscana e la Federazione Regionale Ingegneri per la creazione di squadre di tecnici impegnati nelle verifiche di primo livello su 164 ponti di interesse regionale. 10 sono nel territorio pratese, 3 in città, altrettanti a Vernio, 1 a Cantagallo, 1 a Carmignano e 2 ai confini tra Prato e Poggio e tra Carmignano e Signa. L'ordine di priorità è medio per tutti e 10. Come ingegneri pratesi forniremo un elenco di professionisti disponibili e tra virgolette esperti che si dedicheranno a fare sopralluoghi e a fare queste schedature di primo livello che serviranno poi per programmare gli interventi di manutenzione. La novità è stata presentata questo pomeriggio alla Camera di Commercio di Prato in occasione del convegno Ponti che fare, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Prato alla presenza dei relatori d'eccezione, quale il professor Malerba del Politecnico di Milano, consulente della Procura di Genova per il crollo del ponte Morandi, il professor Edoardo Cosenza della Federico II di Napoli, il professor Pietro Croce dell'Università di Pisa, membro della Commissione esperta di supporto alle decisioni per l'emergenza legata al crollo del ponte Morandi. Noi in Italia abbiamo dei ponti spesso meravigliosi, però non possiamo ritenere che siano eterni. Tutto va controllato, tutto evolve. L'incontro si è aperto con un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime della tragedia genovese, ma nessuno dei tecnici si è sbilanciato sulle cause del crollo. Più un evento colposo, più un evento doloso, Genova? No comment. Presentato questa mattina il calendario dell'Arma dei Carabinieri 2019, c'è anche un po' di Prato. L'argomento scelto per quest'anno è la valorizzazione dei siti UNESCO italiani in occasione del 40° anniversario della Costituzione del primo di loro e del 50° anno della fondazione del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri. Tra i siti rappresentati nel calendario c'è anche la Villa Medicea di Poggio a Caiano, patrimonio UNESCO nel 2014, scelta per indicare il mese di novembre, ad un carabiniere della forestale. Ogni mese infatti mette insieme un monumento con l'immagine di un carabiniere in uniforme. Il calendario, che sarà distribuito in 300.000 copie, è stato presentato stamani con una semplice cerimonia al comando provinciale. Domani al Pecci torna il forum sull'economia circolare. Alessandra Grati. Terzo forum dell'economia circolare a Prato, dove si parlerà soprattutto di riciclo di rifiuti. Ad organizzarlo, venerdì 30 novembre a Pecci, Legambiente, con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Il forum dell'economia circolare è oramai un appuntamento fisso nel nostro programma di attività politiche e convegnistiche durante l'anno e Prato già dall'anno scorso ha dato prova grande di sé, cioè è una città distretto, è una città che ha l'economia circolare nel suo codice genetico. Il forum inizia alle 9.30 con i saluti dell'europarlamentare Simona Bonafè, il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore all'ambiente regionale Federica Fratoni. E prevede 3 sessioni, di cui l'ultima dedicata all'economia circolare in edilizia. Si tratta di un workshop che è rivolto ai professionisti che lavorano nel campo edile, ma in generale anche ai cittadini che sono interessati a questo tipo di problema. Ci troviamo di fronte a un ostacolo, che è quello poi di avere delle materie seconde che non vengono impiegate perché magari non se ne conosce la potenzialità e non ci si immagina come possano rientrare dentro il ciclo edilizio. A concludere i lavori l'assessore all'ambiente Filippo Alessi.
Ora però è il momento di una sfida nuova, di entrare nell'economia, nella nuova economia del nuovo secolo con il materiale riciclato e di riuso. Abbiamo bisogno di normative ad hoc, abbiamo bisogno di incentivi, abbiamo bisogno che il distretto ci creda, abbiamo bisogno intanto di parlarne. In occasione del forum sarà allestita anche la mostra Design per l'economia circolare, realizzata da 40 allievi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, che hanno lavorato sul tema della prefigurazione di scenari alternativi legati all'utilizzo del PFU, che sono i pneumatici fuori uso, un grande problema di carattere ambientale. Questo fine settimana al Teatro Metastasio c'è la Compagnia degli Scamiciati, ovvero operatori della sanità pratese che appunto si dilettano nel calcare le scene teatrali. Lo spettacolo si chiama Rossetto, ce ne parla Goffredo Gori. Si prova per una commedia che va in scena al Metastasio il 1 dicembre alle ore 21 e domenica 2 dicembre pomeridiana alle ore 16. E in scena attori la Compagnia degli Scamiciati, che altri non sono operatori dell'ospedale dell'ASL di Prato, che ovviamente si tolgono il camice e vanno in scena per una commedia di Sergio Brachi. Sergio Brachi, ormai abituatissimo ad offrirci occasioni di divertimento ma anche di riflessione. Questa volta Rossetto, il titolo è Rossetto. La commedia precedente parlava della terza età. Beh, è un bel salto. Che cosa significa il perché dalla terza età al rossetto? Lo chiediamo all'autore, a Sergio Brachi. Terza età è anche un po' triste, se si vuole. Il rossetto è sempre un tocco di garbo, di gioia, di conforto. Anche è l'elemento più femminile che esista e che a cui si ricorre sempre, in qualunque momento, per un po' di consolazione. Bene, è tutto, grazie per averci seguito, a tutti voi l'auguro di una buona serata.